si è tenuta lo scorso 31 ottobre la seconda edizione della Festa del Friuli, straordinaria manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale di Livignano, che anche quest'anno ha richiamato migliaia di persone da tutto il Friuli e non solo. Alla Festa del Friuli non poteva mancare Aquile del Friuli, presente all'evento fin dalle prime ore del pomeriggio con un proprio stand nella piazza centrale della cittadina friulana, adornata per l'occasione da moltissime bandiere del Friuli in una bellissima cornice di giochi di luce e spettacoli della tradizione friulana. In molti hanno ritenuto importante la presenza alla festa dell'unico movimento friulanista sullo scenario politico regionale, manifestando tutta la loro simpatia e vicinanza ad Aquile. Anche Dario Zampa è intervenuto ai nostri microfoni. Dario Zampa, voto calmanchi a una festa così biele, così importante, perché che sì, è vero che Rivignan alle nominate da chi sperido per la festa dei Sanks, insomma, ma dopo che il sindic Mario Anzil ha deciso di metterlo un inin anche così come festa dal Friul, non puoi smanchiare una festa là che sventoli gli snestri bandieris, robe insomma che plan plan che bisogna stare attenti che non lo smuerin, che non si flapissin che si sbandieris, perché che non furlan sovrari sentire il gusto di chiatarsi e di crodisi un po' di più, insomma, allora vuol dire non puoi smanchiare a queste feste, anzi subito a fare l'inaugurazione ufficiale di queste feste, speriamo che a sede bel team, perché le feste si portino sempre allegria, perché insomma è al va ben che e va in ben veduto che sono, non sai, troppo volontari che insomma, si impegnano in una festa del genere. Dunque, auguri a loro una bella serata. Voi, domani so io che le segnate qualche gote, ma lo sai se il messaggero la indovina, esperin di no, esperin che ci delle giornate biele per di loro. Maman. Sotto il campanile, illuminato per l'occasione di blu e di giallo, la festa del Friuli, molto sentita anche dai giovani friulani. Beh, intanto allora ragazzi, com'è questa festa? Vi piace? Quanta gente c'è? Ah, c'è abbastanza gente. Sì? Sì, sì. Perfetto. Prima edizione, questa è la seconda? Mi pare che sia la seconda, ce l'avete anche l'anno scorso, siete di Rivignano voi? No, sono di Gonars. Ah, di Gonars, perfetto. Niente, io vi auguro buona serata, buona festa del Friuli e divertitevi. Va bene, mandi. Grazie, ciao. Festa del Friuli, quanto è importante una festa così per il Friuli? Importantissima, perché per noi furlans è indispensabile avere un po' di riferimento, no? Chiaramente noi viene il 3 di aprile, che è la data per autonomase più importante per il Friuli, per la nostra patria. Però se hai un'occasione di far conoscere questo Friuli a tante inti slargate come questa occasione, benissimo. Com'è questa festa del Friuli? Bene, bene, bella, bella, dai. Sì? Sì, io vengo dal Veneto, devo dire che è bella. Ah, sì? Adesso aspettiamo lo spettacolo alla fine e vediamo com'è lo spettacolo alla fine. Che è stupendo. Di dove sei di bello? Di Portogruaro. Dal campanile rispondono i fedeli di Lodovico. Colpito, il campanile si incendia. Ecco, sì. Torno alla mezzanotte, il clou della manifestazione, con la lettura di una vicenda storica che ha avuto tra i suoi protagonisti il patriarca del Friuli e la famiglia Savornian, mentre il campanile del Duomo rifletteva i colori della bandiera del Friuli e i fuochi d'artificio con la loro bellezza scenica illuminavano la notte di Rivignano. Un ringraziamento ed un plauso all'organizzazione, ai tecnici del comune e ai tantissimi volontari che hanno fatto sì che la manifestazione fosse veramente una festa del Friuli. Grazie inoltre all'amministrazione comunale di Rivignano Teor ed in particolare al sindaco Mario Anzil. Salve sindaco Mario Anzil, buonasera. È iniziata festa Fiera dei Santi, 31 ottobre, ci siamo. L'affluenza sembra molto buona, come le pare, com'è questo inizio di Fiera dei Santi, Festa del Friuli? Ma niente, questa sera insomma, la risposta del pubblico è soddisfacente, c'è stata, la piazza è piena e si riempirà ancora
a ridosso della mezzanotte, quando ci sarà il culmine delle celebrazioni. Lo sapevamo perché questa della grande festa del Friuli è una iniziativa molto attesa e riscuola. Lo scorso anno abbiamo calcolato almeno 50.000 persone che hanno riempito le vie e la piazza del paese, e quest'anno contiamo quantomeno di replicare gli stessi numeri dello scorso anno. È una grande soddisfazione che i nostri concittadini friulani comprendano l'importanza di essere orgogliosi delle proprie origini. Infatti il bello è che anche sui nostri canali Facebook, sito internet, molte persone hanno lodato questa iniziativa, perché effettivamente è più unica che rara un tipo di manifestazione del genere, nel senso che non ce ne sono di altrettanto partecipate come quella di Rivignano. Quindi naturalmente l'auspicio è che anche in futuro prosegua questa tradizione. Ma certo, noi sicuramente finché ci siamo porteremo avanti questa tradizione. Sono sicuro che anche chi verrà dopo di noi qui a Rivignano non potrà che continuare, perché questa è una tradizione che tra l'altro si lega alla storia del paese di Rivignano, che da secoli è famoso proprio per fare festa il giorno dei morti, il 2 novembre, e il giorno dei santi, e da un po' di tempo anche la vigilia del giorno dei santi, il 31 ottobre. Altro che Halloween, altro che monate americane, siamo orgogliosi delle nostre tradizioni. Festa sentita orgogliosamente anche dai cittadini rivignanesi scesi in strada. È la seconda edizione, c'è tanta gente e forse meglio della prima dello scorso anno. Ah sì, quindi è auspicabile che il prossimo anno ci sia ancora più gente, fra due anni ancora. Bisogna far girare la voce, bisogna chiamare gli amici, bisogna farla conoscere, bisogna migliorarla col tempo. È come il vino buono, che più il tempo passa e più migliora, no? E dunque, che dire, grazie friulani e grazie Rivignano, al prossimo anno! Rientriamo in studio con l'amico Andrea Pasi, referente di Aquile dal Friul per il Friuli Occidentale. Ciao Andrea. Ciao amico. Con te volevo affrontare un discorso abbastanza, noi riteniamo di Aquile, importante, un argomento che tiene banco di questi periodi, ed è dal nostro punto di vista, correggimi se sbaglio, una terrificante ipotesi che all'orizzonte si sta prospettando. Ne parliamo da tempo, affrontiamo il tema del Goriziano, di quella che era la provincia di Gorizia fino a qualche tempo fa, di quella che è l'estremità, diciamo, sud-orientale del Friuli, che ricordiamo, insomma, geograficamente e storicamente parlando, è una regione che si sofferma e avanza fino al fiume Timava, in sostanza, da quel punto di vista. Un'ipotesi che ha già smosso un po' di animi, perché ci sono già dei comitati cittadini che stanno addirittura raccogliendo firme in una vera e propria petizione per impedire ciò che si sta prospettando e che probabilmente forse accadrà, ovvero quella di la possibilità che il territorio del Goriziano diciamo venga in qualche modo inglobato sotto il profilo sanitario e da lì il passo è breve anche magari amministrativo a quella che è Trieste, quindi la città metropolitana di Trieste. Sì Michele, dici bene, sembra che ci sia appunto questa ipotesi normativa che vedrebbe appunto le realtà sanitarie del Goriziano finire sotto Trieste. E la preoccupazione, almeno il dubbio che ci viene a noi come Aquile, come tu ben sai, è che questo possa essere il primo passo di quello che possa essere considerato un inglobamento non solo di tipo sanitario, ma anche di tipo appunto amministrativo. Noi ben sappiamo che appunto i territori del Goriziano non sono molto contenti di questa prospettiva. Voi lo sapete benissimo, visto che ci sono stati dei banchetti, quindi
Questa prospettiva non è assolutamente ben vista e non vorrei che questo appunto fosse una scusa per attrarre quelle sostanze, quei finanziamenti che Trieste sta continuamente negli anni attirando su se stessa, quindi a danno ovviamente di tutto il resto della regione, che non dimentichiamoci non è triestocentrica, anche se tutti questi episodi lo lasciano pensare, ma insomma il Friuli è tutto ciò che esiste fino a Pordenone, fino a Sacile, insomma, per non dimenticare tutta la carne, tutto ciò che c'è a nord. Quindi secondo noi, secondo me, non è una prospettiva molto positiva per la nostra regione, soprattutto certo. Per quei territori, quelle popolazioni che vivono nella zona di Gorizia e nella bassa friulana. Non dimentichiamoci che questa ipotesi di accorpamento sanitario prima, spero anche non amministrativo dopo, riguarda tutta la bassa friulana, riguarderebbe tutta la bassa friulana. Quindi io accenderei qui un campanello di allarme, insomma, su questo tema. Certo, nulla in contrario con Trieste e Triestini. Trieste è una bellissima città e ci mancherebbe altro. Ma da un movimento come Aquile dal Friul, che come bandiera insomma, quasi principale o principale ha il fatto di riconoscere la regione non come Friuli Venezia Giulia, ma addirittura come Friuli Trieste, quindi come due entità anche storicamente ben separate, chiaro è che questa menomazione da parte del Friuli di questa porzione di territorio che storicamente è sempre stato Friuli, cioè, ci fa un certo timore. Aquile dal Friul sta aiutando, dicevi tu prima, con un comitato di cittadini che si è mosso preventivamente per raccogliere le firme di tutti quei cittadini che sono contrari a questa eventualità. Noi diamo una mano con il nostro piccolo grande contributo, insomma, ad esporre questa raccolta firme, certo. Appunto avanzata da queste persone, presso i nostri banchetti che settimanalmente, diciamo, escono in diverse località del Friuli. Noi questo lo stiamo pubblicizzando sia da questa emittente, ma anche dai nostri profili Facebook e internet. Speriamo che rimanga un'ipotesi questa idea partorita, noi lo sappiamo da chi, ma non lo diciamo, e faremo di tutto, insomma, per quello che ci è possibile fare per innanzitutto denunciare questa ipotesi, insomma, normativa. Se dovesse essere effettivamente messa agli atti della regione, faremo di tutto per cercare di fermarla, ecco, tutto certo. Qua. Quello che io, chiudendo, mi sento anche di dire è che non è un problema dei goriziani e del goriziano, è un problema che arriva fino a Sacile, sull'Livenza, nel senso che il Friuli è un corpo unico, un corpo formato certo. Unico, e deve essere una cosa che comunque, anche per noi due personalmente, che siamo comunque del Friuli occidentale, è una cosa che deve toccare vicino, toccare dentro. Assolutamente. Ti ringrazio Andrea e alla prossima. Mandi a tutti, grazie.